Allora, io non è il modo migliore per iniziare questo video, ma rende l'idea. Il nostro scarico non si ferma più e scarica sempre, continuamente acqua. Come fare a evitare questo problema? Utilizziamo questo prodotto F200. È un prodotto acido anticalcare che scioglie tutto il calcare che si è formato nella cassetta, che intasa la cassetta e blocca la propria chiusura. Come vedi, ci sono due possibilità: il trattamento di inizio, quello per sbloccarlo completamente, e il trattamento di manutenzione che va fatto ogni 5-6 mesi. Allora, come si fa? Si toglie la mascherina dalla cassetta, di solito si dal basso verso l'alto e lati di via. E poi devi chiudere l'acqua generale, dentro c'è questa chiave di chiusura, oppure puoi tranquillamente utilizzare la chiusura dell'acqua generale di casa. In questo caso io la chiudo di qui, anche se non è comodissima. Ecco qui. Poi scarica l'acqua residua della cassetta di WC, ecco qui. Ora prendiamo la nostra confezione di F200 e ne versiamo la metà del contenuto nella cassetta vuota, ecco qui, e aspettiamo 3 minuti. Io l'ho fatto anche fino a 7-8 minuti, che è meglio perché scioglie meglio il calcare, ma non mi prendo responsabilità. Quindi se la bottiglia dice se il produttore dice 3 minuti, lasciamolo a 3 minuti. Ecco qui, come vedi, sta reagendo con il calcare. Dopo 3 minuti riapriamo l'acqua. E quindi la cassetta del WC, ecco, l'ho riaperta, sta risalendo il volume, cioè il volume d'acqua, compreso tutte le scaglie che si sono staccate o quelle consumate, diciamo, dissolte nell'acido. Ecco qui, si è riempita la vaschetta, come vedi c'è un sacco di scaglie di calcare. Tiriamo lo scarico e facciamo defluire via il residuo dell'acido con tutti quei pezzi. Se l'operazione non andrà a buon fine, potresti riprovare con l'altra quantità della bottiglia. In questo caso è andata perfettamente l'operazione, si è fermata, adesso si ferma l'acqua. Quindi, come ti dicevo, queste sono le istruzioni. Puoi farlo come manutenzione, però stavolta lasciando l'acqua nel WC e mettendogli il prodotto all'interno, che essendo diluito fa meno danni e serve solo per manutenzione, cioè per evitare che si formi di nuovo il calcare e quindi non rifare spesso questa operazione. Ma potresti anche lasciare tutto così fin quando non succeda di nuovo, dopo immagino almeno un paio d'anni, e poi riprovare l'operazione che abbiamo appena fatto per evitare di cambiare guarnizioni, impelagarci in situazioni difficili, eccetera. Se hai domande, dubbi, scrivimi, come al solito ti rispondo sempre velocemente e mi raccomando, aiutami a far crescere il canale iscrivendoti. Ciao e al prossimo video. Ah, dimenticavo, nelle descrizioni puoi trovare il link per acquistarlo su Amazon, ma puoi trovarlo anche nei negozi di termoidraulica o qualche ferramenta fornita.